Caro Silvio, ti dico subito, onde sgombrare il campo da equivoci, che non mi sei mai stato particolarmente simpatico, ma adesso tutte queste manciate di letame che ti buttano addosso mi hanno veramente nauseato. È evidente che stai sulle castagne di parecchie piante ed è altresì evidente che se io parlo e tu mi ascolti vuol dire che io non sono muto e tu non sei sordo, ma qui mi sa che stiamo deorbitando. Torniamo a noi, a chi? Mi chiederai tu. A noi, risponderò io. Ora, nella convinzione di rivolgermi ad un intellettuale, userò termini specifici. Questa situazione di assalto alla tua persona è ipifallica. Lo avevo detto che avrei usato termini forbiti, non avermene. Ora ti lascio perché ho molto da fare. Sappi comunque che da qualche minuto hai un nemico in meno. Se hai bisogno di qualcosa, telefonami pure, ma non dopo le 22:30, per favore. Ciao.